Abbiamo visto due accordi minori, vediamo adesso alcuni accordi maggiori. Di solito si parte ad imparare l'accordo di Do maggiore e noi lo vediamo come terzo accordo. Ecco, vediamo l'accordo di Do maggiore. Allora, abbiamo la solita posizione, ti ho detto, no? Fatti sempre la domanda, come è messo questo braccio, la schiena, il plettro, ce l'ho perpendicolare alle corde, il polso, come è messo, pollice, un dito per ogni tasto, ok? Bene, andiamo allora. Sulla corda di La, al terzo tasto, ci troviamo il Do. Questa è la nota fondamentale del nostro accordo. Sulla corda di Re, al secondo tasto, e sulla corda di Si, al primo tasto. Il Mi, quello basso, non lo dobbiamo suonare. Ok, questo è Do maggiore. Calcola che potrebbe suonarti tipo una roba così. Ti dico sgranalo per questo motivo. Devono suonare tutte le note. Vedi, potrà succederti che il polso, non stando nella posizione corretta, ma perché è normale, ti porti, guarda, adesso Maurizio si avvicina e ti fa vedere che nel caso che la mano si sposti un pochino, questa nota verrà stoppata da questo, ok? Guarda. Questo è abbastanza normale che ti succeda, non ti preoccupare. O magari una roba tipo... Questo sta. Devi ricordarti di portare il polso un pochino più in basso, il pollice un pochino più in giù, le dita a martello. Vedi questo dito non è messo così. È messo a martello, questo a martello, questo a martello. Ecco che, stando a martello questo dito, lascia lo spazio alla corda sotto di suonare. Se invece ti dimentichi di questa cosa, vedi che questo dito non sarà più a martello, ma cambia la sua inclinazione, ecco che non suona. Stessa cosa qui. Ok, eccolo qui il Do. Bene, ora passiamo invece a collegare gli accordi. Voglio dire, abbiamo visto Mi minore e l'abbiamo collegato con il La minore perché era semplice. Ora, Do maggiore lo colleghiamo con un accordo che abbiamo già visto, il La minore. Questo fa molto parte della mia, tra virgolette, filosofia di insegnamento. Cercare di mettere le cose abbastanza in ordine e non dare al nostro cervello troppe informazioni. Abbiamo imparato a fare il movimento dei quarti, abbiamo imparato due accordi, non voglio portarti troppe informazioni dandoti altri due nuovi accordi, ma ti darò un nuovo accordo, questa volta maggiore, abbiamo visto solo accordi minori, la stessa divisione ritmica e un accordo nuovo, quindi dal Do andiamo alla minore, che conosciamo, quindi questo dito si sposta e va qui sotto, eccolo. Con questi due accordi, che spesso sono i primi due che si imparano, si possono fare anche tante cose. Adesso mi faccio aiutare dal songmaker. Metto per esempio l'audio player. Ecco, metto l'audio player e scelgo i loops. Ti faccio sentire su un groove rock. 3, 4, 1, 3 and 4. Torniamo però al punto dove tu potresti essere. Ipotizziamo invece 80 bpm, velocità molto lenta, e facciamo solita cosa, una misura, quindi siamo a 1, 2, 3, 4. Se ti sembra troppo veloce, stop, andiamo sui click, andiamo a 60 bpm. 3 e 4. 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. Ora cerca sempre di colpire tutte le corde abbastanza contemporaneamente, tipo thank you.
ok? Non ma scusa, sotto fuori tempo. One, two, three and four. Ora, se questo BPM ti sembra difficile, è difficile anche per me, capisco. Cioè, 60 BPM sono una misura, vuol dire 60 battute per minuto, quindi vuol dire un colpo di click ogni secondo, sono molto lontani. Un trucchetto che ti posso dire è, metti per esempio 60 per 2 farebbe 120, quindi tu potresti scegliere un 110 e immaginare che questo click siano ottavi. Più avanti ti spiegherò la differenza delle metriche, quindi vuol dire lo ascolto il doppio, è come se avessi 1 and 2, ok, così, and 2 and